Ebbene sì, proprio lui sta per tornare. Parliamo di Jovanotti, che sta per uscire con il suo nuovo singolo che vi farà venire voglia di saltare e di ascoltarlo a tutto volume. Però attenzione, c'è molto di più da sapere dietro questa canzone. Se volete saperlo, rimanete con me dopo la sigla. Sono Alessandra Milanovic e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Bentornati a una nuova puntata, amici e amiche di TG Kiwi. Oggi parliamo di una notizia che ha già fatto scattare il countdown nei cuori di migliaia e migliaia di fan. Jovanotti sta per tornare con nuova musica e grandissimi progetti. Da venerdì 22 novembre, infatti, sarà disponibile il suo nuovo singolo che si intitola Monte Cristo, che rappresenta il primo passo di questo nuovo percorso intrapreso dal cantante. In realtà questo brano è solamente l'inizio di un anno che si preannuncia davvero pieno e esplosivo. Con Montecristo Giova ci trasporta in un viaggio musicale che unisce da una parte l'introspezione e dall'altra la modernità. Il brano si apre con una intro lirica che è accompagnata addirittura da archi, per poi sfociare nel ritornello in un reggaeton elettronico molto incalzante, e quindi si va a creare questa atmosfera molto più vitale rispetto all'inizio del brano. È una canzone che si balla così come la maggior parte delle canzoni di Jovanotti a cui siamo abituati, però al tempo stesso parla di rinascita, di elaborazione del trauma e soprattutto di libertà, un tema molto caro al nostro Giova, e quindi ancora una volta ci dimostra questa sua unica capacità di mescolare generi diversi tra di loro e di far dialogare emozioni e ritmi molto contemporanei allo stesso tempo. E alla fine è proprio questo il suo bello, cioè le canzoni di Jovanotti possono essere il sottofondo perfetto per una festa del sabato sera, ma può essere anche quella canzone da dedicare a un partner, a un'amica, a un genitore, perché hanno effettivamente un testo molto profondo con dei bei significati al loro interno. Non lo so, possiamo pensare ad esempio all'Estate addosso, che potrebbe sembrare una banale canzone estiva da ballare in riva al mare, quando invece è anche carica di nostalgia e riflessioni sul tempo che passa, sulle esperienze della vita che ci segnano e che ci rimangono appunto addosso. Ma questo è un esempio tra tantissimi. Potremmo citare Tutto l'amore che ho, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, che ognuno di noi avrà ballato e riballato in varie feste, ma che avrà sicuramente anche dedicato. Comunque, tornando alle novità che riguardano Jovanotti, non solo l'uscita del suo nuovo singolo, ma ha anche annunciato l'arrivo del suo nuovo album, che è previsto per il 31 gennaio del 2025. Per adesso il titolo dell'album è ancora tutto un mistero, però il fatto che l'uscita sia prevista pochi giorni prima del Festival di Sanremo ha già acceso le prime speculazioni su una possibile presenza di Lorenzo all'Ariston, e magari proprio in compagnia del suo grande amico Gianni Morandi, con cui recentemente ha collaborato per il brano L'Attrazione. Il nuovo disco segna il ritorno di Giova dopo il disco del Sole del 2022, che era una semplice raccolta in cui aveva unito 3 EP. Nel frattempo poi il 2024 è stato per Lorenzo un anno di riabilitazione. Ricordiamo infatti, povero Giova, la sua brutta caduta in bicicletta a Santo Domingo, che gli aveva procurato anche gravi fratture. Però oggi l'artista è pronto a tornare più forte che mai, e già la sua apparizione a maggio durante lo show di Fiorello aveva segnato un momento di rinascita. E adesso siamo pronti a seguire il prossimo capitolo del suo percorso artistico. E poi, oltre alla musica, il 2025 vedrà Lorenzo protagonista di un tour spettacolare nei principali palasport italiani ed europei. Il Pala Giova. E quindi dalla beach siamo passati al Pala questa volta. Con Montecristo e il suo nuovo album all'orizzonte, non vediamo sicuramente l'ora di scoprire cosa ci riserverà Jovanotti nei prossimi mesi. Noi siamo qui in attesa e aspettiamo. Intanto il primo appuntamento, ricordiamo, con Montecristo, l'uscita venerdì 22 novembre. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata di TG Kiwi e ci diamo appuntamento alla prossima con nuove notizie di musica. Ciao!